Ciao, in questo filmato parlerò di un paio di questioni che stanno intorno ai vestiti. Ti assicuro che ti interessa perché ti tocca da vicino, ti sta letteralmente toccando la pelle. Se non lo sta facendo, è dicembre, vai a vestirti perché prendi freddo. Non mi interessa lanciare slogan o immagini scioccanti che io stessa vorrei dimenticare. Vorrei invece ricostruire un percorso di informazioni che permettano di dare un po' di profondità di campo ai 7000 litri d'acqua e alla vertiginosa paga di $30 al mese che sta cucita nei miei jeans. E nei tuoi, credo. Non è colpa tua, non è colpa mia, ce li abbiamo addosso però. Il business del tessile e dell'abbigliamento oggi fa 2,5 milioni di milioni di dollari. Siamo in scala corta un 10 alla dodicesima, se qualcuno vuole contare gli zeri. E impiega circa 75 milioni di lavoratori e lavoratrici, per la maggior parte sono donne. Quindi è una bella fetta dell'economia mondiale. E ha fatto una magia. Tra il 2000 e il 2014 la produzione di abbigliamento è raddoppiata. I consumatori hanno acquistato circa il 60% in più di capi d'abbigliamento rispetto alla media di 20 anni fa. E naturalmente ci sono una serie di motivi che hanno portato a questo. Secondo McKinsey, tra il 1995 e il 2014 il prezzo dei capi di abbigliamento è cresciuto molto più lentamente di quello di tutti gli altri beni di consumo. Un crollo che ha conquistato i consumatori. Eppure il ciclo vitale di questi vestiti si è ridotto molto, perché sempre secondo McKinsey i prodotti del fast fashion sono pensati e costruiti per essere indossati non più di 10 volte. Siamo entrati nell'epoca del fast fashion, la trovata più demenziale che potessimo inventarci con un pianeta in ginocchio. Quando pensiamo ai settori produttivi che hanno un impatto nocivo sull'ambiente, probabilmente quello del tessile e dell'abbigliamento non ci viene nemmeno in mente. Eppure si tratta del secondo settore più inquinante al mondo dopo il petrolchimico. C'è un rapporto della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite che rivela che questo settore è responsabile del 20% dello spreco globale di acqua e del 10% delle emissioni di anidride carbonica, oltre a produrre più gas serra di tutti gli spostamenti aerei e navali del mondo. Negli ultimi anni l'industria tessile è diventata il maggior produttore di rifiuti plastici che finiscono negli oceani. Si stima che circa 500.000 di tonnellate di microfibre plastiche si disperdano durante il lavaggio dei tessuti in poliestere, in nylon o in acrilico e finiscono nei mari. La produzione è a livelli mai visti, l'inquinamento anche, è imbarazzante, le discariche sono colme, piene, non ne possono più, anche i magazzini sono pieni, però gli invenduti di norma vengono bruciati, quindi è uno schema molto efficiente, siamo bravini. Ci salva tutti il cotone? No. La monocoltura del cotone, sommando anche la lavorazione e la tintura, prima di far arrivare su uno scaffale un paio di jeans, può arrivare a consumare 11.000 litri d'acqua. Non solo, le piantagioni di cotone coprono meno del 3% della terra coltivata, ma utilizzano il 10% dei pesticidi e il 24% degli insetticidi impiegati dall'agricoltura mondiale. E in conto va messo anche il consumo energetico per il trasporto. È stato calcolato che il cotone viaggia in media 12.000 km dal campo di raccolta al negozio di abbigliamento. Ma il fast fashion è anche legato a condizioni di lavoro pericolose a causa dei processi non sicuri e delle sostanze tossiche utilizzate nella produzione. La riduzione dei costi e le pressioni sui tempi sono spesso imposte a tutte le parti della catena di approvvigionamento, con la conseguenza che i dipendenti sono costretti a orari di lavoro lunghi e a retribuzioni molto basse, con la prova, in alcuni casi, di una mancanza totale, completa, di rispetto dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro. Perché succede tutto questo? Perché tutto questo è possibile? È questa la domanda a cui voglio cercare di rispondere, ma non ho la possibilità di affrontare questa domanda senza aver parlato un pochino prima di come funziona il commercio internazionale e in particolare di cosa sono le imprese multinazionali. Scordatevi che io adesso mi metta a sbraitare contro Inditex e la Nestlé perché non me ne faccio di niente, ripartiamo dal mercato. Il mercato nasce come mezzo pacifico per ottenere le risorse di cui hai bisogno, senza che sia necessario fare la guerra, invadere, conquistare, schiavizzare, razziare. E non perdiamo tempo a prendercela con i soldi. I soldi nascono come mezzo per semplificare gli scambi, perché non era molto comodo girare con galline strozzate in mano per andare a prendere il pane, i cavoli e la legna. Il problema sono la cupidigia e la tracotanza, lo sappiamo da sempre. Ci sta scritto in tutte le salse, nella Bibbia, nelle tragedie classiche, ma le abbiamo sdoganate.
Fotografiamo per un attimo gli ultimi decenni del mercato mondiale, quello che da metà Novecento ha visto emergere imprese giganti, globali. Lo sviluppo del commercio internazionale è stato caratterizzato e condizionato negli ultimi decenni dalla tendenza dei mercati a operare su scala mondiale. L'origine di questo fenomeno, che è la globalizzazione, va individuato in molti fattori, tra cui la velocità e la riduzione dei costi dei trasporti a lunga distanza e il progresso tecnologico nelle comunicazioni. Tutto questo ha facilitato gli scambi internazionali di merci, di servizi e di informazioni e ha influenzato l'economia mondiale, favorendo la delocalizzazione dei sistemi di produzione. E proprio la delocalizzazione costituisce l'elemento caratterizzante la struttura economica, produttiva e giuridica delle imprese multinazionali, il cui impatto sull'economia contemporanea già a partire dagli anni 60 è enorme. Dal punto di vista giuridico, quello che qualifica la multinazionalità di un'impresa è la dicotomia tra l'unicità dell'impresa in senso economico-aziendale e l'alterità giuridica delle unità che operano nei diversi stati. Ciascuna delle consociate è infatti un soggetto giuridico autonomo che sta sottoposto, in quanto a costituzione e a regolamentazione delle sue attività, alla legge dello stato di nazionalità. Ma a questa pluralità giuridica si contrappone l'unità economica. L'impresa multinazionale agisce dal punto di vista economico e strategico come un ente solo, sotto le direttive e il controllo di un centro decisionale che ne indirizza la politica e la strategia. E questo comporta al tempo stesso difficoltà operative, ma soprattutto grandi vantaggi. Se da un lato questa configurazione può costituire un ostacolo alla gestione unitaria del gruppo, dato che devono essere rispettate le diverse normative nazionali che disciplinano le attività di ciascun ente, dall'altro però questa plurisoggettività permette, in linea di principio, che ciascuna unità si avvantaggi del beneficio della responsabilità limitata. Le difficoltà in cui incorre un'impresa multinazionale in ragione delle diverse normative a cui rispondono le diverse unità in cui è articolata vengono compensate abbondantemente dai vantaggi. L'impresa multinazionale può infatti approfittare dei vuoti normativi esistenti e dell'assenza di coordinamento tra i diversi ordinamenti nazionali per trarre importanti benefici, scegliendo ad esempio come luogo di costituzione uno Stato dalla legislazione fiscale particolarmente favorevole e come luogo di localizzazione delle fasi produttive un Paese dalla normativa poco protettiva in materia ambientale, sociale o sindacale. L'autonomia patrimoniale e l'indipendenza giuridica, anche se fittizia, di queste singole unità operative che stanno nei diversi stati permettono alla società madre, che è il centro decisionale effettivo, di restare estranea al rapporto di responsabilità che dovesse insorgere dal compimento di illeciti da parte delle sussidiarie e anche, di conseguenza, all'obbligo di risarcimento. Andiamo al settore che ci interessa, quello del tessile e dell'abbigliamento. Fino al 2005 era regolato da tariffe e quote nell'ambito del Multi-Fiber Arrangement. Tutte le restrizioni previste da questo accordo transitorio sono cessate il 1 gennaio 2005, quindi il settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento non è più soggetto a quote nell'ambito di un regime speciale che era all'infuori delle normali regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma è ora disciplinato dalle regole generali del sistema commerciale multilaterale. A seguito degli accordi dell'Uruguay Round nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, i prodotti tessili e dell'abbigliamento non sono più soggetti a restrizioni quantitative all'importazione sul mercato mondiale. E questo ha provocato una rapida delocalizzazione della produzione in Asia. Quindi dal 2005, dalla fine di questo accordo che imponeva delle quote, delle limitazioni sull'importazione di prodotti tessili e di abbigliamento, liberi tutti in Asia. Partiamo dalla Cina, che conta più di 100.000 produttori e oltre 10 milioni di dipendenti nel settore. Le fabbriche sono raggruppate vicino ai porti di spedizione e ai centri logistici, il che riduce i tempi di consegna ai clienti.
ma i marchi hanno gradualmente spostato gli ordini dalla Cina verso paesi che possono consentire profitti più elevati. E il motivo è che la Cina è imbattibile in quanto a costi di produzione per l'alta tecnologia. Mentre se il massimo della tecnologia richiesta è una macchina da cucire, c'è un capitale di umani in Bangladesh, in India, in Pakistan, in Vietnam e in Cambogia che costa molto meno. Questo processo di segmentazione ha portato la Cina a concentrarsi sulla produzione di abbigliamento di alta gamma, mentre l'abbigliamento di bassa gamma si dirige verso altri paesi. Il settore del tessile e dell'abbigliamento in Bangladesh è di gran lunga la principale e più importante industria del paese. Ha 5.000 fabbriche tessili e 4 milioni di lavoratori nel settore. In India il settore contribuisce per circa il 4% al PIL e per l'11% ai proventi delle esportazioni di tutto il paese. È il secondo maggior fornitore di occupazione dopo l'agricoltura, fa 45 milioni di posti di lavoro. In Pakistan questo settore contribuisce per il 9,5% del PIL e dà lavoro a circa 15 milioni di persone, sono il 30% dei lavoratori del paese. Il Pakistan è il quarto maggior produttore mondiale di cotone. In Vietnam i prodotti tessili rappresentano il 15% del valore di tutte le esportazioni vietnamite. L'industria fa oltre 3.800 imprese che danno lavoro a 2 milioni di persone. Mi fermo con la Cambogia, se no vi tengo fino a domani mattina. Il settore fa circa l'80% delle esportazioni totali della Cambogia. Andiamo in punta di piedi verso un'altra domanda. Come si lavora? Le condizioni sistemiche di pericolo rappresentano una caratteristica comune a molti stabilimenti di questo settore. La rapida espansione dell'industria ha portato all'adattamento di molti edifici che però erano stati costruiti per altri scopi. Sono diventati fabbriche all'improvviso e spesso senza le necessarie autorizzazioni. In questi luoghi di lavoro sovraffollati spesso vengono segnalati la mancanza di adeguati dispositivi di protezione, cavi obsoleti a rischio di cortocircuito, impianti antincendio inesistenti. Spesso i lavoratori devono svolgere il loro compito in condizioni di completo sfruttamento. Lavorano troppe ore al giorno, non fanno pause, non hanno diritto a un riposo settimanale, non vengono pagati per gli straordinari e non hanno un contratto regolare. Molti di loro lavorano in subappalto. Nel 2013 in Bangladesh è crollato il Rana Plaza. Sono morte 1.000 persone schiacciate in un edificio di 8 piani. Non vi sto chiedendo di immaginare la morte di queste persone, vi sto chiedendo se siamo davvero tanto miserabili come specie umana. I sindacati vengono spesso soppressi e gli organizzatori sindacali vengono intimiditi anche fisicamente. E la mancanza di contratti regolari significa che molti lavoratori che si infortunano negli incendi in fabbrica e i parenti di quelli che muoiono non ricevono alcun indennizzo, perché non sono registrati come dipendenti ufficiali dalle aziende e quindi la direzione non li identifica come loro lavoratori. Sempre più aziende di abbigliamento sono chiamate a rendere conto dei luoghi in cui producono e questo è particolarmente importante perché in questo settore il sistema di subappalto è un cancro vero e proprio. Alcuni dei peggiori abusi di lavoro si verificano in questi siti di subappalto che non sono autorizzati e sono il più lontano possibile da qualsiasi tipo di controllo o di responsabilità. Dov'è il diritto? Dove sono le leggi? Le Nazioni Unite hanno fatto fiumi di carta. Le linee guida, i principi ci sono da tempo. Non sono vincolanti. Il motivo per cui non sono vincolanti per questi stati è che non li hanno adottati. Perché se li avessero adottati, la multinazionale non avrebbe mai potuto chiedere a quel paese di produrre in quel modo lì e sarebbe andata in un altro paese. Le aziende sono sempre più curiose di sapere che cosa desideriamo, in modo da poterlo produrre ed essere praticamente certi di vendercelo. Cominciamo a chiedere di meglio. Non potranno fare altro che adeguarsi e produrre in maniera più degna se vogliono riuscire a vendere qualcosa. Impariamo a leggere le etichette. Fast food, fast fashion. Col cibo abbiamo imparato. Esistono già degli standard di produzione dignitosi che possiamo cercare sulle etichette? Qualcuno c'è. C'è il GOTS, che è uno standard riconosciuto a livello internazionale che attesta se una catena di fabbricazione sia socialmente sostenibile e non inquinante. O la certificazione Fair Trade, quella che ci dice che è il prodotto di un commercio equo e solidale.
In tutto questo filmato non ho mai utilizzato la parola sostenibilità e non è un caso. Io prenderei tutti a craniate quando sento sostieni l'ambiente. Stellina, è l'ambiente che sostiene te. Brucia la tua arroganza e fai pace. Chi c'è dietro questo filmato? Dietro questo filmato c'è il CEFA, il Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura, che sono quelli che mi hanno permesso negli ultimi 2 mesi di avere il pane, l'acqua e la corrente elettrica che mi servivano per studiare liberamente questo argomento, a patto che io vi raccontassi quello che ho imparato. E quello che ho imparato è questo, che siamo in crisi nera, ma proprio per questo possiamo permetterci di inventare 1000 soluzioni. Possiamo imparare di nuovo. Possiamo usare la stessa logica delle multinazionali e andare proprio nei posti in cui ci sono meno strutture, meno diritti, meno tutele e far partire da lì dei progetti sensati, proprio da dove c'è più dolore. Il CEFA alla base fa formazione e agricoltura, ma non vuol dire niente. Non hanno avuto paura di provare a fare qualcosa. Hanno avviato un progetto di riciclo artigianale di bottiglie di plastica che permette alle donne in Tanzania di fare dei braccialetti. Perché no? È un settore che ha una portata tale. Quanti erano? 2,5 milioni di dollari. Ha veramente la possibilità di essere un grande, un enorme veicolo di miglioramento, di giustizia sociale, di libertà, in ultima analisi. Siamo sempre liberi di stare meglio, di agire meglio. Tutto questo filmato è un grande invito a prendere a piene mani questa libertà e a praticarla. Dal prossimo respiro che fate.